Ciao ragazzi e eh, verbi di moto russi un disastro mi direte voi e avrete anche un po ragione perché non sono molto semplici uh, per esempio il verbo russo itti andare uh, questo verbo esprime un movimento in atto cudate uh, si dioscriamasichas dove stai andando proprio adesso sto andando al negozio yaidu v magazine Attenzione! Nella lingua parlata, questo verbo senza prefisso sarà usato anche per esprimere un'azione uh, che sarà compiuta a breve. Per esempio, dove vai <sun> sabato i una disciego? Vado in discoteca. Bella idea. Allora, però questo verbo IT si usa non soltanto per esprimere un movimento veramente a piedi, si usa anche in altre situazioni. Per esempio, che cos'altro può essere uh, può andare. Idiot film v'kino. Al cinema va uh, un film. Idiot snek. Nevika. Idiot doždj. Piove. Idiot vrema. Passa il tempo. Idiot uh, football. Il televisore uh, va in onda alla partita di calcio in tv. E la placia, o c'è un Questo vestito va molto bene. Ti sta molto bene. Uh, e anche di là è tutto, crasho. Le cose, gli affari mi vanno bene. Ecco, usatelo questo verbo, i ti. Ci muovi, pacca pacca.